Italiani, mi è giunta voce tramite i miei follower su Twitter che il nuovo inno del PDL si sarebbe appropriato di un importante concetto che è così bene espresso nel pezzo Gente che spera. A una prima lettura, sto leggendo qui, mi pare che gli autori dell'inno non siano riusciti ad esprimersi con altrettanta efficacia e che non si possa parlare, purtroppo, di un vero plagio. Tuttavia sappiate che lo slogan Gente che spera mi appartiene, è collaudato, è tatuato da oltre 10 anni sulla pelle di molti miei fan ed è scritto sugli zaini di migliaia di ragazzi ai quali è stato rubato il futuro, anche e soprattutto dalla politica e dai partiti che così male l'hanno interpretato. A differenza dei giornalisti che mi hanno descritto come infuriato, mentre io non sono altro che divertito, i miei fan axolizzati per fortuna non si prendono così sul serio e mi hanno sommerso di tweet di questo genere. Il nuovo inno del PDL è un plagio a una canzone di J-Ax. La notizia è che non è né Domani smetto né Voglio una lurida. Noi, gente che spera, plagiando di tutto di più senza darti una lira. Zio, con sta storia del plagio stanno iniziando a cagarti i giornalisti che prima ti evitavano. Roba da matti. Ma che ne sanno loro della gente che spera? Per noi ventenni è un inno della vita e alla vita. Attenti a cosa scrivete su J-Ax. Avere una canzone che possa solo lontanamente assomigliare all'inno del PDL mi farebbe venire i brividi. Se ascolti Domani smetto, al contrario, esce un duetto tra Picella e Berlusconi. Nuovo inno del PDL, per molti plagio della celebre canzone di J-Ax. Bersani dice, Aleotti si deve dimettere. Temo che Cicchitto ora voglia fare una canzone col Club Dogo, ruba ancora. Questo è serio. Gente che spera è più che una semplice canzone, è un inno a farsi coraggio, perché il destino del mondo dipende da noi giovani. Da un lato sono felice del plagio alla canzone di J-Ax, almeno diventerà famoso, Berlusconi intendo. Essere plagiati da Berlusconi è un bel traguardo per J-Ax. Finora c'erano riusciti solo il Duce e il professor Humbert di Lolita. Ciao italiani, gente che spera. Non posso ascoltare troppi ricordi, troppi ricordi. Ah, dimenticavo, io comunque per curiosità un giro in questura l'ho fatto, ho detto scusa, io vorrei denunciare Berlusconi, mi ha detto guardi, prenda il numero, c'era una macchinetta, ho preso il numero e questo è il numero che mi è uscito. Si legge? Bene, quindi anche se ho altro da fare mi metterò in fila. Ciao.